celebrazione dei sogni, oggi 25 aprile 2019, anche il Pulcinella napoletano, quello dal bellissimo sorriso Angelo Iannelli. Ciao Angelo. Ciao, ciao, saluto tutta la redazione Sweet News, che è sempre disponibile, ma soprattutto è sempre attenta a quelle che sono le tematiche socioculturali sul territorio. Per me è solo una gioia essere intervistato da questa bellissima redazione. È un piacere anche per noi intervistarti sempre. Allora, oggi liberazione dei sogni, quindi si parla di sogni. Il tuo sogno più nascosto, quello che non è mai rivelato a nessuno e che magari è diverso dal sogno che poi hai realizzato. Allora, il sogno principale secondo me è proprio l'attore cinematografico, che per scelta non ho voluto iniziare, ho fatto soltanto 4 film, però ho dato tanto al sociale e credo che il sociale sia la cosa più importante in questa società, soprattutto la comunicazione con i bambini, perché bisogna iniziare proprio dai bambini. È un cammino che ho intrapreso da tantissimi anni e noto che parlare di legalità, di ambiente, mi fortifica, ma soprattutto lascia qualcosa di buono alle generazioni che verranno. Parlando proprio di generazioni future, qual è il messaggio che vorreste lanciare a tutti quei ragazzi che vogliono realizzare il proprio sogno? Allora, in primis che devono credere in tutto quello che fanno e metterci tanta passione, determinazione e amore per quello che fanno. Grazie Angelo, grazie mille sempre per la tua completa disponibilità e un saluto agli amici di Street News e della Hollywood. Io ringrazio tutta la redazione di Street News, soprattutto il vostro capo Davide Napolitano, e ancora una volta dico grazie a voi se sul territorio si vedono degli eventi di spessore, degli eventi socioculturali importanti, e grazie a voi se la nuova generazione crede nei sogni.